Si chiude il girone di andata, ma anche il 2014. I biancazzurri fanno visita al Livorno, secondo in classifica con 31 punti, 21 dei quali conquistati all'Ardenza, dove la squadra dell'ex Carmine Gautieri ha subito una sola sconfitta contro lo Spezia 0-1 lo scorso 25 ottobre, dunque 6 successi e 3 pareggi. Fuori Zoparic per la squalifica, in forte dubbio Puccino, stringerà i denti Melchiorri, nessuna deroga al sistema sperimentato con successo dalla trasferta di Brescia, 4-4-2, se recupera Puccino all'affianco di Salamon, Ciosic terzino destro, in caso contrario via libera Pesoli al rientro dalla squalifica. In mezzo e davanti nessuna variante rispetto a mercoledì scorso, Brugman che non può essere al meglio, dopo il lungo stop causa infortunio comincerà dalla panchina. Baroni. In questo momento lui lo ritengo più pronto per giocare da vertice basso, ecco, quindi vediamo, può darsi, in questo momento la formazione è veramente un po' in alto mare perché c'ho sia Puccino che ancora non sta bene, qualche problemino Memusciai, Melchiorri è stato fuori, Bjarnason ha avuto un attacco influenzale, però sicuramente se anche non parte subito potrebbe essere della partita, specialmente se andiamo a modificare anche qualcosa. Insomma, se non dovesse giocare Melchiorri, sappiamo, no? Questa è l'eventualità, potresti anche quindi tornare a un centrocampo a tre con Bruno Mandalini? Ci può stare, sì. Cioè, solo questa è l'eventualità? Sì, sì, sì. È questa l'eventualità. Livorno privo del terzino Maicon per la squalifica, degli infortunati viaggianti Jefferson. 4-3-3 il sistema di partenza, in difesa rientra Ceccherini, in mediana il trio Moscati, Moschera, Djakovic, davanti Siligardi e l'ex Agnello Cutolo, a supporto di Galabinov, dirige Abisso di Palermo, imminente la riapertura del mercato su verso Latina, non si muoveranno Maniero e Melchiorri, il presidente Daniele Sebastiani. Ci sono state già delle offerte importanti, almeno per quanto riguarda Melchiorri. Non ho avuto nessuna offerta, né io né i nostri direttori. Tra le altre cose abbiamo detto che questa è una squadra che non rivoluzioneremo a gennaio. E ci sono giocatori importanti, uno di questi è Federico, ma non solo lui, perché dobbiamo parlare di Maniero, dobbiamo parlare di Brugman che rientra, dobbiamo parlare di tanti giocatori che sono in questa rosa, che sono importanti, e vi posso assicurare che io personalmente ho ricevuto offerte non per i nomi che avete fatto prima, ma per altri. E da tipo Zuparic, per esempio. Di Serie A e anche da squadre straniere, ma ho gentilmente rifiutato perché questa è una squadra che non la dobbiamo rompere, ma la dobbiamo cercare di puntellare al meglio per costruire qualcosa di importante. Quindi resteranno sicuramente Maniero e Melchiorri, questa è la preoccupazione. Sì, ma per quanto ci riguarda sì, poi è chiaro che ci vorrà anche la volontà dei giocatori, perché è naturale che di fronte a un'offerta della Juventus probabilmente le gambe tremano a tutti, però non credo che sia questa la situazione per cui i giocatori rimarranno a Pescara. A proposito, un'altra volta mi viene la curiosità, Maniero tutto a posto? Sì. Pippo Maniero è a Pescara ancora perché questa società l'ha sempre ritenuto un ragazzo che fa parte di questa famiglia. Mi sembra che 2 anni fa, quando Pippo aveva finito a Terni e la Juventus ci ha chiesto di scegliere tra un ragazzino e Pippo, noi non abbiamo pensato manco un minuto a questa scelta, l'abbiamo riportata a Pescara nonostante non avesse fatto chissà che. E abbiamo creduto in Pippo e quindi appena si rientrerà troveremo il modo per prolungare questo contratto di Maniero.